had to carry on. It was another day, was singing this one song. I couldn't get away and it just came upon. I got it on replay, I had to carry on, carry on, carry on. I gotta tell you something, and it goes on and on. Fatto, ecco, nella mia carriera artistica, o meglio, non ho mai presentato la mia carriera artistica un evento dedicato alle vespe. Abbiamo festeggiato oggi i 76 anni di vita questo mezzo davvero molto particolare ed è stata una sensazione bellissima, avvincente, perché c'erano vespe provenienti da tutta Italia, da tutta la nostra regione, magari persone che non si sono mai viste, si sono incontrate oggi, insomma è la festa delle vespe ma anche la festa di tante persone che si sono incontrate oggi qui ad Alvignano, una cosa bellissima. Complimenti ai vespisti alvignanesi perché hanno organizzato un evento per la 13ª volta e quindi veramente sono da ringraziare noi, e ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno contribuito a questa manifestazione. Un anno difficile da tanti punti di vista, ma al tempo stesso un anno che segna anche una ripartenza, un nuovo inizio. Lo ha fatto la tua famiglia con l'inaugurazione del nuovo caseificio Pontecorvo e lo facciamo anche noi dopo 2 anni di stop imposti dal Covid, riaccendendo i motori e ritornando in sella. Proteggici da lassù,
guida il nostro cammino e goditi il Vespa Giro da una prospettiva privilegiata. Ricordati che noi siamo qui e ci sei anche tu, sempre. Ti vogliamo bene. Ciao Massimo. Sono in compagnia della madrina d'eccezione della 13ª edizione del Vespa Giro di Alvignano, Anna Safroncic. Che cosa, quale impressione hai avuto, quali sensazioni hai provato dal palco vedendo il popolo vespista così carico? Beh, è bellissimo vedere così tante vespe, così tante persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di divertirsi, che hanno voglia di gioire. In un momento così difficile per il mondo, vedere tanta gioia e sentirla, proprio toccarla con le mani, è meraviglioso. Hai con te proprio i fiori che ti sono stati regalati, un omaggio da parte della comunità di Alvignano. Penso ci sia stata calorosa accoglienza da tanti punti di vista. Calorosissima, erano tutti molto felici. Ero felice io di essere qui con loro oggi. Li ho appena accompagnati nel Vespa Giro, proprio all'inizio, no? Erano Hai aperto. Tantissimi, erano tantissimi, che bello. È una bella testimonianza da parte tua qui, con la tua presenza. Ovviamente c'è stato un rimando scontato, ma ovviamente bisognava farlo alla guerra, vista la tua nazionalità, sei di nazionalità ucraina. È stato bello ed emozionante anche quel momento. Tra l'altro una nostra concittadina, ormai concittadina, cosa è significato per te quel momento? Beh, sai, vedere i propri vicini, i propri fratelli, fra virgolette, è sempre molto bello e molto toccante. Ognuno di noi porta nel cuore una storia da raccontare, quindi quando ti incontri con gli occhi non c'è bisogno di parole, credimi. Abbiamo raccontato dal palco quelle che sono state le tue partecipazioni e, se possiamo chiederlo, ci sono progetti in vista? Ci sono tanti progetti in vista, ancora alcuni si possono raccontare, altri no, ma sicuramente ci sono progetti in vista. Sono felice che questi 2 anni di pandemia siano, sembra, no? Un po' più calmati, così possiamo, ognuno di noi può creare qualcosa, può raccontare le storie, può finalmente contribuire. Un bacio a tutti, grazie infinite per l'invito. To be mine, and it's just for the night. I lose my inner vision.
significato per voi supportare, comunque mantenere la sicurezza e essere al fianco proprio della madrina d'eccezione della 13ª edizione del Vespa Giro? Innanzitutto ringrazio il Vespa Giro e tutti gli organizzatori del Vespa Giro che ci hanno dato questa grande gioia di fare svolgere questo tipo di lavoro come sezione scorta, perché oggi è una scorta a tutti gli effetti, e per noi è stata una cosa bellissima, è stata una cosa nuova, perché noi siamo abituati ad altro tipo di scorta, quindi scortando questa grande attrice oggi attualmente presente ad Alvignano, per noi è stata una cosa emozionante, quindi abbiamo lavorato con molta tranquillità, molta serenità, e ringrazio veramente agli organizzatori di Alvignano, i Vespisti, che ogni anno danno sempre di più, e io credo che questa cosa sarà proprio mondiale a tutti gli effetti fra un anno. Casa un po' piccola, sembra fatta per te. È diventata la nostra da quando è appiccicato. Tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero. C'è la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti. Girando gli angoli di questo mondo non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia. In mezzo a tutte le luci noi siamo gli unici con le tapparelle chiuse. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa e sono un pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso. Corrado, tu sei di Alvignano, no? Stiamo vivendo questa giornata, ma che è la terza, no? Dedicata al Vespa Giro. Stamattina abbiamo visto tante persone, tanti Vespa Club che sono arrivati qui ad Alvignano. Che cosa significa per un cittadino di Alvignano vivere un evento così? Per me è un onore e gloria. Io essere cittadino di Alvignano, partecipare sapendo del Vespa Giro di Alvignano, per me è un'emozione unica. Come ti sei preparato a questo evento? Io mi sono preparato con poche emozioni, sono il poeta che non sa parlare, il poeta che non sa scrivere, ma i vespisti alvignanesi li racchiudo in una sola parola: sono l'alba che non conoscono tramonto. Cosa significa per te il Vespa Giro? Che cosa significa? Significa stare insieme, significa tanta gioia, tante emozioni, significa proprio socializzare. L'unione fra vari paesi, varie generazioni. Esatto, anche, sì. È una bella riunione di persone che ci voleva dopo 3 anni di pandemia, 2 anni e mezzo. Una cosa molto positiva, credo. Una bella manifestazione per Alvignano. È un'emozione unica, è l'evento che forse ha risvegliato il senso di appartenenza e identitario degli alvignanesi. Un raduno molto importante che raggruppa vari paesi. E come ti sei preparato tu nello specifico? Cosa hai fatto? Hai la Vespa innanzitutto? No. No, quindi comunque hai partecipato? Sì, sto da stamattina, ci siamo divertiti, abbiamo visto la partenza, poi siamo andati a mangiare tutti insieme e mo ci stiamo facendo questa aperitivo. Una bella tradizione. Per me fanno da 13 anni, è diventato anche a livello importante. Fa sempre piacere partecipare a questi eventi. È un'emozione grande. Penso che tutti noi alvignanesi siamo vespisti ormai, è proprio veramente un'identità. E quindi mi sono preparata con l'attesa dell'emozione, che poi è essa stessa emozione. Alvignano risponde sempre, è un evento bellissimo che i ragazzi vespisti alvignanesi, voglio dire, riescono a portare avanti già da un bel po'. Speriamo che si ripeta spesso queste cose. Magari facessero più spesso cose del genere. Ho fatto l'iscrizione ieri, lavata la Vespa stamattina, messo il casco, mascherina e siamo partiti. Complimenti ai vespisti alvignanesi. È un senso anche di traguardo, ma anche di speranza per il futuro. Sono
sono in compagnia di Raffaele Piccirillo dei Bottari di Macerata Campania. Ormai voi siete affezionati del Vespa Giro, prima vespisti, poi amici e poi alla fine artisti, ma senza nulla togliere alla vostra capacità e al vostro talento. Cosa significa partecipare quest'anno, poi di sera tra l'altro, al Vespa Giro? Per noi è sempre un'emozione tornare qui all'Alvignano, a parte è nata un'amicizia con tutti il gruppo Vespa Giri, Vespisti Alvignanesi, per noi è un onore immenso quando sento Sergione e gli amici che mi chiamano. E sì, dopo due anni di pausa con il Covid e tutto quanto, ripartire così di sera alla chiusura, al Vespa Giro qui è il massimo. Una bella bella responsabilità, sicuramente chiuderemo benissimo. E che cosa vedremo e sentiremo? Sì, questa sera siamo in giro con la Tradizione Tour, e sempre come delle musiche popolari della nostra tradizione maceratese, qualche pezzo inedito che il nostro grande Mario Celato scrive per noi, e poi un po' di tutti i pezzi popolari della Campania e non solo, pugliese e quant'altro. Direttamente da New York, qui ad Alvignano, siamo felicissimi di averti tra noi. Un tuo saluto per i vespisti alvignanesi. Sì, sì. My name is Robert D'Alessandro, I'm the president of the New York City Vespa Club. Sono Roberto D'Alessandro, presidente del Vespa Club di New York. Sono venuto in Italia per vacanza e ho avuto modo di assistere e di partecipare al Vespa Giro. Vorrei avere anch'io 1300 partecipanti. Spero di tornare il prossimo anno con la mia Vespa e di prendervi parte. Un'organizzazione eccellente. Viva Vespisti Alvignanesi! Una bella emozione vedere così tanti Vespa Club ad Alvignano per la 13ª edizione del Vespa Giro dopo 2 anni di stop imposto dalla pandemia. Un'emozione davvero, davvero grandissima. Abbiamo tutto il cuore colmo di gioia. Penso siamo stati ripagati mesi e mesi di grossi sacrifici fatti tutti insieme, spalla a spalla, e vedere questa piazza interamente colma di vespe e di gente è stata per noi davvero, davvero un'emozione fortissima. Un ringraziamento va anche alla comunità di Alvignano che si è stretta ai vespisti alvignanesi, hanno dimostrato molto molto supporto. Ma certo, alla comunità di Alvignano, a tutte le attività, le aziende, i professionisti che hanno collaborato in questo evento. In effetti l'evento lo fanno loro, noi lo organizziamo, ma sono loro che fanno il possibile per ciò che avvenga. Non soltanto attività di Alvignano, il desiderio si è mosso anche nei comuni limitrofi e quindi magari è destinato il Vespa Giro a crescere sempre di più. Ma certo, si è dilungato nei comuni limitrofi, basti pensare che noi abbiamo le attività della zona, gli agriturismi, tutte le strutture ricettive piene, gli alberghi pieni, e questo è per noi un motivo di grosso orgoglio, lo sviluppo del territorio al primo posto. Anna Safroncic come madrina d'eccezione è stata una bellissima, nel vero senso della parola, presenza per il Vespa. Anna Safroncic sì, assolutamente sì, è stata molto molto disponibile, dolcissima, è stata con noi, ha sofferto il caldo con noi e ci ha fatto veramente piacere. Down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Sung it in the wind and sang to the thunder, rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Sung it in the wind and sang to the thunder, rolling over and over. We down, we're getting on fire, we're raising the pyre. The bottle is up, we're over the top. I'm